Questo vlog inizia così. Io e la mia dolce metà all'aeroporto di Milano. No, perché parlo intero 3 secondi prima. Lo so, cara. Ad onore del vero, onestà, io sono uno youtuber onesto. Potevo utilizzare, potevo sfruttare la cosa per titolo e copertina, ma non è detto che non lo farò. Infatti. Perché ho appena beccato Gue Pequeño a Linate e quindi potrebbe diventare il titolo. Però, non so, vediamo. Perché non c'è nemmeno una clip. C'è solo una foto a testimoniare. Stavo per fare un video, ma non l'ho fatto. Cioè, tu una cosa devi fare quando no, vieni con me. No, perché mi sembra troppo... Potevamo essere primi in tendenza, hai rovinato tutto questo vlog. Vabbè, allora oggi non mi va più di fare questo vlog, basta. Ma perché siamo qui a Milano? Lo scoprirete tra poco. Allora ragazzi, siamo appena arrivati in camera ed è lo stesso B&B dove abbiamo soggiornato l'ultima volta. Ma sembra, varcando la porta a Valentina, sembra totalmente un altro B&B. Questi libri sono i Kama Sutra in tutte le lingue del mondo. I Kama Sutra, perché sono più di uno, sono tre. È molto bello, questa parete piacerebbe molto a Jumpy Deck con questa fantasia. No, non credo. E anche con questo connubio. No, non gli piace perché non ce n'è brillantini. Ah, no, non ce n'è brillantini, ma a nostra colpa abbiamo lo specchio con i diamanti. Ah, sbagliato. Ma stai già sempre a filmare, che devi fare, ragazzi? Ciao Giorgio! Bentornato! Ciao Giorgio! Guarda lì! Porca puttana, sei sempre un barbone, guarda come cazzo stai con la valigia e le cose in mano. No, ma ci sono i ragni ancora nella stanza, cazzo. A me è capitata la stanza buona, quindi ti fai in culo. Vaffanculo. A me è capitata la stanza migliore di tutte. Allora, sembri tipo i giovani siciliani che emigravano in America. Guardali come cazzo sta in giro. Un vaso, porca vacca. Ti è mancata la nostra casetta, Tommy. Sei sempre più di me. No, mi dissocio. Pintus. Non l'avevo ancora ripreso, ma c'è anche Maurizio. Oh, mamma mia, sono gravido. Guarda che proprio che prepotente. Porta Napoli! Cioè, ma adesso non è che devi... Guarda, pure il figlio si sono portati. Non è che siccome hai 100k di macchina la metti dove vuoi. Cioè, guarda qua che inciviltà. Siamo a Milano, non siamo mica ospedaletto uganeo. Hai capito, po'? Ciao. Un esemplare di Danny viene riconosciuto, batte il 5 ad un milanista e con fare poco sospetto si accinge a fare una foto. Ah, che ridere fare le foto con i fan. Ma sì, mettiti proprio qui in posa accanto a me. Esatto, facciamo una bella foto insieme. Metto il muscolo così è tutto più mascolino. Ciao, che bello. È una strana situazione. La mia ragazza e la mia amante che stanno conversando. Come ne uscirò da questa situazione spiacevole? Lo scopriremo nei prossimi giorni. Allora, Danny mi ha preduto che c'è del materiale per i miei vlog di merda. Sì, si è rotto il lavandino e piccolo Tommy ci sta aiutando. È bellissimo, è tutto... No, con la chiave. E con la chiave sì, l'unica? Sì, cosa vergine te porta qua, chiave? No, però devi parlare la nostra lingua perché altrimenti non posso mettere pure... Con cosa apri? Non lo riconosce, non hai sotto di no, mi sa di no. Con cosa apri te le porte? Con le chiavi? Ma quella non è una porta, la parata. Con le chiavi? Tommy, però non credo stia andando benissimo, Tommy. Maurizio, tu che sei poliglotta, puoi comunicare a Thomas chiedendo cosa sta facendo. Sto con lui. Tommaso, cosa compi? Quello è un uscettino? Non si può fare nulla qui, ragazzi. Ragazzi, non si può fare nulla, l'ha detto il nostro idraulico. Ci dispiace, ma... Prendi un coltello. Benissimo. Thomas, ho una domanda. Secondo te, perché c'è Diabolic sulla porta? non saprei, Giorgio, cazzarolle. Cioè, c'è un perché, secondo te? Non lo so, ho chiesto a te. Nel dubbio lui si ripulisce le mani. Allora, questa parte del vlog è per la zia di Federica, che è molto appassionata del barone di Marenduzzo. Quindi adesso salutiamo in maniera però non censurabile, no, magari. È la... Censurabile? Sì. Vabbè, diciamo qualcosa alla zia di Federica, che ti segue tanto. Ciao Mariangela, finalmente una siciliana che mi segue. Io amo la Sicilia. Sì, però io non sono Mariangela, quindi... Tra l'altro. Non ti... Sto dicendo a Mariangela a casa. Okay. Quando vuoi invitarmi lì, perché Giorgio non mi invita mai, sarei lieto di passare un bel weekend con te. Bellissimo. E bere qualcosa insieme. Sì, perfetto. Sta e poi... Scroccando. E poi il resto è magia. Il resto è solo magia. Allora guarda che bella fama. Guarda che culo. Dai, no, ma c'è. Sei fuori di te. Cioè, fai cagare. Puoi fermarti? Dove? Cin. Cin ci sciocca. Anche a Michelino. Anche a Michelino il cin.
non incrociare. Non, a cosa lo dedichiamo questo? Di solito si dice così in Veneto: cincisciocca, viva la gnocca. Pai femmine. No, pai uomini. Pai femmine, cincisceo, viva lo seo. A Thomas. Se uno piace un'altra cosa. Ciccia e se taga sto cazzo. Credo sia nata una nuova amicizia, Thomas e Michele. I 24 anni di differenza non si sentono. È un rapporto quasi paterno. Padre che dà da mangiare al figlio. Eccoci qua. Senza che gli sporchi la giacca, Tommy. Bellissimi. Continua la storia d'amore. Questa tenera amicizia comunque che si sta consolidando tra Michele Trevisan e Thomas, che non mi ricordo il cognome. Thomas e basta. Si stanno conoscendo, si stanno piacendo e stanno diventando sempre più intimi. Forse sta sbocciando qualcosa? Seguite questo vlog per scoprire tutti i risvolti di questa bellissima amicizia. Ma basta! Smorsa! Noi stasera stai in compagnia, sempre a lavorare. Vi scoppio. I primi porcini erano scaduti e l'anima degli mortacci vostra, son Diego. Merde, chiamatemi. Queste sono le recensioni del posto dove siamo. Tutti molto contenti. Ho preso tende sporche e poi mi dimenticavo il bagno con residui di pittura. Da migliorare. Te che ci sei stato, Giorgio, cosa ne dici? Cioè, pensi le stesse cose? Io non riesco a biasimarli. La cosa più bella di Milano è il treno per Roma. Forza Roma, Lazio merda, che è ovviamente un must. Napoli merda, Forza Salernitana, l'hai scritto tu. Benissimo, tanti bei cazzetti. Succatemi. Perfetto. Che cos'è la cosa che ti piace di più? La fessa. Invece è l'odore della casa dei vecchi. Dai, scrivi tu la recensione. Allora, facciamo un piccolo... Hai sentito? È già la seconda volta che cadiamo nella vostra trappola. Due punti. Saremo noi coglioni o voi troppo furbi? Nel dubbio. Porca... miseria, siamo ancora qui. Senza frigo, senza colazione. Io ho il forno. E senza speranze. Best recensione del libro di Ikea. Auguriamo un piacevole soggiorno con i nostri soldi. Rubati ingiustamente. E adesso lo firmo pure. Potrebbe essere qualsiasi cosa, ma voi del vlog sapete che è Murri. Allora ragazzi, è sorto un altro problema. Thomas ha ordinato il gelato ma senza le palette. Quindi ora noi con Cherry andremo a cercare delle palette in giro per Milano. Senza Danny sta mangiando il gelato con la palette del caffè. Vabbè, Danny sì, perché diciamo non si può staccare, ecco. Vediamo un attimo come finirà questa storia. Non mettiamo in frigo il gelato. La strategia di Thomas è quella di andare a suonare al primo civico. È mezzanotte. No, raga. Ma Giorgio, dammelo qua che lo devi vicino. No, stando là non risponde. Sì, salve signora, scusi se la disturbo. Volevamo chiedere una cosa. Per caso ha dei cucchiai di plastica da prestarci? Certo, glieli porto giù subito. No, no, sono serio, comunque sono disposto anche a pagarli lì. Ma penso non sia uno scherzo, no, cazzo. Ma però mi ha risposto anche con sarcasmo, cioè, maleducata. Mandami a fanculo piuttosto. Certo, glieli porto giù subito. Scusate, signori. Posso chiedervi una cosa? Siamo qui, per caso avete dei cucchiai di plastica da prestarci? Abbiamo ordinato del gelato e siamo senza. Siete super gentili, grazie mille. Una decina. Gentilissimo. Fai pubblicità, Giorgio, sul bianco. Lo mettiamo a vendere. Sono cucchiaini e le forchette. Quello che vuole, va bene, cucchiaio e forchette o lo stesso. No, anche no, forchetta no, cucchiaio. Come fai a mangiare il gelato con la forchetta? Sta succedendo di tutto in questa mezzanotte e un quarto di domenica. Siamo appena passati dalla villa in cui ieri sera Thomas, preso per ubriacone, ha chiesto delle palettine. Perché? A mezzanotte e un quarto. Funzionato? Perché diciamo è stato un pochettino denigrato, ma effettivamente guardate qui che portamento signorile, che mise... che mise mattutina. Che mise mattutina fresca per affrontare una giornata di lavoro milanese. Una camminata da notte da leoni con lui che ci riprende, lui disfatto. E anche qui siamo tornati. È tutto bellissimo. Guardate, eccolo. Qui come sono belli i nostri montatori. Abbiamo Stepney. Dimmi qualcosa che direbbe Stepney. Bella a tutti, Stepney. Benissimo. Uno Stepney un po' provato. E poi abbiamo Marco Merrino. Uguale, presidente. Fai Marco Merrino. Fai bellissimo. Fai Marco Merrino.
Benissimo, sono solamente le 9:30. Cosa ci aspettiamo da questa produzione, Dennis? Voi che ti dico io? Ci aspettiamo intanto nel privé nostro, questa sera nello spettacolo, cioè ragazze miste e varie, aperitivo tattico con le nostre cose, le nostre cose che crediamo sempre da cachet, esatto, che senza di quelle non lavoriamo, sì. E diciamo anche un piccolo angolino con divanetto per concludere, magari per sollazzarci dopo comunque ragazze e cosine nostre, e nessuno di noi salirà sul palco. Beh, mi piace, cioè, questa previsione mi piace tantissimo, ci spacchiamo tantissimo, facciamo salire Michelino al posto nostro, prova a fare Murri. Uguale Gobbo ingobbito. Comunque ragazzi, punto. Grazie tantissimo mille. Anche eccolo qua, eccolo è arrivato qui. Eccolo qua, già pronto per il privé. Puntiamo su Thomas. No, vado a fare la caca. Impreziosisce. No, sì, sì. Grazie Thomas. Piccolo restauro a coprire un po' i buchi che il tempo inesorabile ha scavato su questo volto stanco. Stanco e, diciamo, spiazzato. Non si aspettava questo declino così repentino. E anche un piccolo sbadiglio. La serietà del nostro regista fa molto ridere perché c'è Thomas in campo, ma comunque il regista non fa disparità. Fa il contrasto. Si è cagato addosso. È tutto fantastico. Grazie Thomas. Ogni volta che premo rec mi doni una perla. Guarda, guarda che chicca. Guarda che premium. Thomas qui e Thomas lì. Thomas qui e Thomas lì. E adesso Claudio qui. Claudio lì. Ma qua il blogger, ecco, guarda, guarda, guarda che bello che è il blogger, eh? Beccati questo e anche questo. Mamma che irriverenza, irriverenza. Cos'altro mi fai vedere, Lisa? Dai, fammi vedere quello che vuoi. Tu mettiti in pace e io ti giuro, ho temuto che dicessi mettiti in fila. Devi dire qualcosa al tuo pubblico, il tuo canale. È il tuo, o credo. Dobbiamo fare tutto qua anche nel tuo canale. Cioè anche nel tuo, cioè, deve essere. Thomas, vieni qui. Due qual è? È il canale di Murri, stai fermo, ah, zitto, okay. Guarda e basta. Questo. Ma un iPhone con le grandangolo non riuscivi a permettertelo. Benissimo, buona. Io volevo fare a meno di riprendere questa scena, ma c'è Thomas che con un crocifisso sta limando gli occhiali. Avrei tante domande in questo momento. Sono davvero molto combattuto tra l'essere estasiato per, non per il gesto ma per l'ingegno, e l'essere schifato, pur essendo, diciamo, non praticante. Ma non è un acciarino, non stai accendendo un fuoco in un bosco. Però sta funzionando, Però sta funzionando, quindi alleluia, il miracolo è successo. Con una certa fierezza vi faccio vedere che ho eseguito un nodo perfetto alla cravatta, anche senza l'aiuto di un calvo che sa solamente fare i nodi. Sono comunque riuscito ad essere un bel figurino. Thomas Anchi, signori. Eccolo, eccolo, lo sapevo, lo sapevo, ti ho respirato. Danny, posso dirti, guarda dove siamo arrivati, amico mio, guarda come siamo belli. Fammi un po' di spazio che sei un mastodontico. Ti saresti mai aspettato 4 anni fa quando ci siamo conosciuti che ci saremmo ritrovati nel bagno di un B&B di merda, tu con un frac senza motivo e io con un nodo autofattomi. Stiamo invecchiando ma con il sorriso, Murri, perché sono di fianco a te. Dai! Ragazzi, è finito il nostro evento, è andato tutto veramente alla grande. Non ho ripreso prima perché comunque ci siamo dovuti calare nella parte. Ma abbiamo un prezioso Michelino che ha filmato tutto, docufilmato. E troverete tutto nel canale di Michele Trevisan che ha aperto in questo momento. Quindi, Michele Makeup! Quindi Michele Makeup, siamo tutti abbastanza soddisfatti, ma vorrei concludere con una parola a testa. Una. Queste sono le mutande degli... Le budande. Si è uscito serial, lo scroto. Serial killer. Olè. Cioè questo video non ha come essere monetizzato, tu te ne rendi conto. Ecco, impreziosisce. Mamma mia, guarda quando prendi iniziativa, Michelino, quanto mi piace. Forse ti assumo, ti assumo, quindi preparati a trasferirti giù da Angelo. Me. Ciao Angelo. Ciao. Culo. Dove ti sei perso? Micheluzzo. Eccomi qua. Tu sei il mio nuovo Thomas, hai sempre la parola giusta. Ciao. Anche tu. Grazie. Puoi essere il mio nuovo Thomas. Devo farti un po'. Sono qui a testimoniare il nascere di una nuova storia d'amore. Dopo Thomas è Michele, Thomas è Chiara. Non lo so, ti dico la verità. Perché tanto... Stanno passando il contatto di Tinder. Tu che interessi hai l'alcol, tu che interessi hai anch'io l'alcol. Insomma, da spritz nasce cosa. E la mia ragazza è già al secondo gin tonic. Molto bene così. Guarda che meraviglia di pizza rispetto alla tua.
Guarda che tristezza di pizza, come la tua vita, guarda. Devi sempre rubare. 24 ore su 24, Carrefour Market, Milano. Chiama questo, chiama questo. Ma hai visto quanto dista Thomas prima di chiamarlo? 5 km, quanto saranno in fit? Stay hungry. Non è aperto. Adesso poi sul questo telefonico. Le 2 di notte di lunedì. Al momento non siamo raggiungibili. Potete lasciare un messaggio dopo il segnale. Non è italiano. Hai chiamato un ufficio, tipo. Ciao mamma, so il figlio di Tony Beppo e va che stasera arrivo più tardi perché mi sono dilungato con una donzella. Ciao Seto. È successo tutto così in fretta. Ha cambiato proprio tutte le carte in tavola in pochissimo. Come se non bastasse, caro Thomas, non si apre un cazzo. Un attimo, dove stiamo andando, Thomas? Come mai? Allora, adesso andiamo a rubare la mia macchina al Best Blend. Non dobbiamo far suonare l'allarme. Dobbiamo far suonare l'allarme. Basta stare. Ah, è una missione. Sì, basta stare. È una missione di GTA. Sì. Tutto a destra così non suona. Però in realtà poi prendiamo la macchina e suona. E poi andiamo a Carrefour a prendere acqua e gelato. Ah, è una missione a più tappe. Sì. Dobbiamo prendere anche un piatto. Dobbiamo svegliare a farle vicino come ieri. Iniziamo con la prima missione. Eccoci qui, fase 2, scassinare la porta. Molto semplice. Molto semplice. Sei abituato al furto. Io devo stare qua a fare il palo, sì. Andate. Tu fai il palo. Oh, fermatevi però, figli di troia. Non pensate di scappare e lasciarmi qua. Tutti a destra. Tanto a destra, tanto a destra. Oh, attento al grill, attento al grill. Già ci sono accese le luci, già ci hanno sgamato. No, no, ma non ci credo, ma che perché? Succede? Oh. Piccolo pit stop, tipo Ferrari. Si è autoindotto il piscio. Vedi che va. È tutto bellino. A posto. Fase 2.5 completata, che era il piscio. L'abbiamo le mani sul cespuglio, giusto? Adesso con fare pragmatico. Dischiaviamo la macchina. Ci abbiamo solo due porte qui, quindi dobbiamo fare. Tranquillo, tranquillo. Chiami perché il retro ho paura. Il retro. Allora, fase. Non so che fase siamo, fase 3 probabilmente. Cercare di uscire incolumi dal parcheggio senza far suonare l'allarme. Ma che manovre sono? Sono manovre da mezzo centimetro. Tutto sta facendo suonare. No, ancora no. Tanto c'è la macchina di Merluzzo al limite gliela fiamma. Adesso forse suona, aspetta, passiamo in vedere, sentiamo. Più via, via, Danny lì in fondo. Non suona, vai. Ma che merda, non suona. Che palle. Ma gli allarmi fake qua. The Best Blend. Ma non suona. Piano! Ma non suona! Ma che due palle! Fase 3 completata, la macchina è recuperata. Adesso fase 4, andare al supermarket. Ho il braccio troppo grosso, non passa tra le inferriate. Devi andare a chiudere. Oddio! Esatto. Top! Perfetto. Bene, non è suonato l'allarme. Fermo! Perché? Vuole le stelline, Thomas, perché sennò non arrivano gli sbirri. Ok, adesso dobbiamo andare in via Soderini, al supermarket. Un po' indietro. Va bene? E adesso andiamo a prostitute. Bravo, sì, pit stop. Abbiamo beccato pure la stazione radio da GTA. Guarda, è un POV, Michelino, guarda! Michelino, è un POV! Siamo dentro GTA! Oddio, oddio! Vai, uomo! Fase 4, arrivare al Carrefour. Porca troia, li abbiamo attirati. Però un dolcettino, dai, un po' di gelato, dai. Fase 7, dolcettino / gelato. Alla ricerca. Ah, il denaro. Fase finale, godersi il premio delle malefatte. Fatality. Concluderei così questo vlog. Io saluto Thomas, Dennis, Micheles e Maurizios, che ci segue dall'alto dei cieli. No, oddio. È Maurizios che ci segue non so da dove cazzo sia in questo momento. In qualche osteria. Lasciate un mi piace e ci vediamo alle prossime avventure dei gentlemen. I gentlemen come non li avete mai visti.